Ciao e benvenuti. Prima di proseguire con questo video voglio fare un grosso ringraziamento a tutti, ma veramente a tutti, coloro che si sono iscritti al mio canale. Ho superato la soglia di 2000 iscritti, grazie a voi, e spero di non deludervi in futuro. Cercherò sempre il massimo da poter proporre su questo canale, quindi di nuovo un grande grande grazie. Per quanto riguarda questo video, oggi parleremo del Ninja V. È un monitor recorder che riesce a registrare fino a 4K a 60 fps. E può essere equipaggiato anche di un SSD tipo questo o altri compatibili SSD comuni che noi utilizziamo anche sul PC. Prima di proseguire con l'unboxing voglio ricordare a tutti coloro che non sono iscritti di iscriversi al canale e di cliccare anche sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video, e di lasciare anche un like se il video vi è piaciuto e di lasciare anche dei commenti in merito al contenuto di questo video. Quindi sigla e poi proseguiamo. Apriamo la confezione. Abbiamo il solito manuale, abbiamo il nostro monitor, è un 5 pollici touch e come ho detto già prima è possibile equipaggiarlo tramite un SSD che va inserito qui, tipo questo che dopo vedremo, o altri SSD compatibili che generalmente usiamo sui nostri PC. Questo è il vano batteria. Togliamo la pellicola. Poi proseguiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione. Abbiamo un adattatore da inserire al posto della batteria nel caso volessimo alimentare questo dispositivo tramite una batteria esterna tipo V-Loc. Proseguiamo. Abbiamo un sacchettino con le varie spine a secondo del paese, ma interessa soltanto quello per l'Italia, sarebbe questo. E poi ecco qua, abbiamo l'alimentatore con il connettore proprietario da collegare l'adattatore. La spina è messa così, perfetto. Inoltre abbiamo anche un comodo adattatore per poter utilizzare un comunissimo SSD consiglio in ogni caso di vedere la compatibilità sul manuale dell'Atomos, non tutti sono compatibili, basta anche alla velocità di trasferimento. Invece questo è l'SSD mini dell'Atomix dell'Angelbird, che diciamo è stato l'SSD costruito apposta per questo tipo di dispositivo e va inserito in questa maniera.
la slitta, eccola qua, già inserito. Parliamo delle caratteristiche tecniche dell'Atomos Ninja V. È quindi un monitor recorder che registra fino a 4K a 60 fps in HDR a 10 bit. Può registrare anche a 4K a 12 bit RAW con videocamere che supportano questa funzione. Quindi riassumendo, si può registrare in ProRes RAW o ProRes in 4K fino a 60p e supporta anche tutti i più comuni formati di log. In combinazione con Atom X SSD mini da 1 TB è possibile ottenere fino a 150 minuti di registrazione in 4K ProRes su una singola unità o circa 75 minuti nel caso di un 500 GB. Inoltre il nuovo Ninja V è dotato anche di un monitor HDR touchscreen a 10 bit da 5,2 pollici ed è soprattutto incredibilmente luminoso con una sorprendente luminosità di 1000 nits, quindi non c'è problema in esterno di vedere poco chiaramente l'immagine sul monitor. Inoltre anche il corpo in alluminio è realizzato per la massima durata, con un peso soltanto di 360 grammi e uno spessore di 25 mm. E si può collegare facilmente su qualsiasi equipaggiamento fotografico. Dopo vi farò vedere come lo andrò a montare sul mio rig con la Panasonic G5S. Il Ninja V inoltre visualizza oltre 10 stop di gamma dinamica in tempo reale da segnale proveniente da log, PQ o HLG. Tutte le immagini, appunto come abbiamo detto prima, si vedono chiaramente alla luce del giorno ed è dotata anche di uno schermo antiriflesso. Questo dispositivo può essere anche calibrato per una perfetta precisione del colore e consente anche la riproduzione direttamente su TV HDR o SDR. Ninja V è quindi un sistema autonomo per 4K Ultra HD, HDR e acquisizione di frame rate elevato che elimina qualsiasi configurazione più costosa e complicata. Il Ninja V consente anche una semplice registrazione, monitoraggio e revisione in modo proprio istantaneo, in tempo reale. Cattura tutti i dettagli in HDR e include automaticamente tutti i flag HDR corretti, pronti per la produzione o post-produzione video. Quindi possiamo caricare direttamente sul dispositivo determinate preset o LUT e quindi applicare direttamente sul video registrato per vederne quali sarebbero i risultati finali e quindi decidere se applicarlo direttamente oppure può andarlo a lavorare in post produzione. Si può collegare facilmente quindi anche a un PC e un Mac ed è compatibile con tutti i più famosi software di produzione video. Sul retro abbiamo detto che si può collegare quindi un SSD tramite connettore SATA 3. Per quanto riguarda gli SSD si consiglia di vedere quali sono quelli diciamo compatibili sul manuale del dispositivo stesso oppure può utilizzare gli SSD mini Atom X dedicati della Angelbird o Sony che sono appositamente diciamo studiati per questo tipo di dispositivo. Come tutti gli altri monitor registratori, Atomos Ninja V consente anche l'ingresso audio direttamente dalla videocamera. Quindi si può scegliere tra la sorgente digitale tramite HDMI o l'ingresso analogico tramite la presa stereo da 3,5 mm per microfono, a seconda anche del tipo di equipaggiamento di ripresa. Vi faccio vedere l'Atomos Ninja V direttamente montato in anteprima sul rig che ho assemblato per la GH5S della Panasonic. Di cui poi farò successivamente un altro video dove vi spiegherò come montare e quali sono tutti i componenti per poter assemblare il rig che state vedendo attualmente nel video. Vi faccio vedere, viene collegato sulla maniglia, è inclinabile quindi lo posso perfettamente sistemare in base alle mie esigenze. Quindi per questo video è tutto, vi ricordo di iscriversi chi non è iscritto, di cliccare anche sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video, di lasciare un like e soprattutto se volete di lasciare anche dei commenti giù in descrizione. Vi lascerò anche i link dell'acquisto diretto giù
Non mi resta che salutarvi. Ciao e alla prossima.